caduti, i nostri caduti in servizio, i nostri defunti dell'associazione, tutti caduti delle guerre, poi un momento storico abbastanza concitato, visti gli ultimi eventi anche di Parigi. E io sono sempre e comunque contento e orgoglioso di essere qui e appartenere a questa struttura, il commissariato di polizia di Foligno e non solo, della mamma polizia di Stato. E quest'anno abbiamo avuto anche noi i nostri decessi, diciamo, cominciando dal fautore e da chi ha voluto per molti anni questa lapide, il nostro cavaliere ufficiale Ferri Vito, che quest'estate ci ha lasciato. Infatti oggi non lo vediamo qui, di solito era lui il segretario, diciamo, factotum della situazione. E devo ringraziare soprattutto Campagnano, la famiglia Campanelli, che anche quest'anno anche loro hanno avuto un grave lutto e abbiamo perso la nostra cara amica Anna. E Anna era la sorella di Angelo, per capirci bene. Quindi quello che ha praticamente dato nome, a discapito della propria vita, a questa situazione. Io devo ringraziare il padrone di casa, che ogni anno ci permette questo evento e ci ha permesso soprattutto di mettere questa lapide, facendo le sue richieste al signor questore di Perugia, e hanno permesso questa lapide che ricorda un po' la nostra storia, la nostra polizia, e i nostri caduti e i nostri deceduti. Ringrazio Emiliano Belmonte, che oggi è in rappresentanza qui del sindaco, e ringrazio Bianchini, che è sempre presente alle nostre cerimonie. Il grazie per tutti quelli che mi hanno dato una mano. E loro lo sanno chi è che mi ha dato una mano, moltissimo, soprattutto in queste ultime 2 settimane, diciamo, che hanno corso tantissimo.